Buongiorno a tutte, buongiorno, come state? Spero bene. Allora, nuovo video, che diccio? Allora, premetto che stamattina è un po' complicato registrare video perché sono da un bel po' a permettermi in questa postazione trucco che è un po' così provvisoria, poi vedrò un po' come mettermi. Non è proprio provvisoria, ma quasi, perché ancora devo fare tante prove per come mettermi per fare video qua su YouTube, ma anche per come mettermi a registrare questi bei video che riccio. Quindi nulla. Allora, oggi mi trovate appunto a fare video che riccio, domani forse altri video diversi, sì, sempre che riccio, ma di prodotti da recensirvi. Allora, sto riscontrando poco visual, ma non me ne importa niente, ma un po' me ne importa perché altrimenti non sarei qua. Comunque, nulla. Non ho detto all'inizio del video, se vi va mettete un bel like, commentate e perché no, senza essere forzati, iscrivervi al mio canale YouTube e attivare la campanelluccia per non perdere i prossimi video. Aggiornamento YouTubiana, su YouTube appunto. E basta, il resto sapete quello che dovete fare: andare sul mio profilo Instagram e seguirmi se vi va. Sì, come YouTuber Melania trattino bassotto, e su TikTok come Melania Beauty Makeup, e poi su Facebook come Melania Makeup and Beauty e basta. E il resto non ho blog, cioè il blog ce l'ho, ma è da un bel po' che, anzi, da tanto tempo che ce l'ho così, come si deve dire, così, che ci scrivo e non ci scrivo. Non sono più tanto attiva come quando ero all'inizio, quindi sto scrivendo ben poco. Comunque, mi ho scaricato l'app del blog. Spero che riuscirò a tornare di nuovo attiva come prima. Vediamo. Perché adesso mi sto notando che da TikTok a Instagram sono più attiva. Su YouTube ancora di più, perché su YouTube faccio sempre più video. Perché su Instagram ogni tanto fa il pazzo. Instagram non mi fa attivare, non mi fa, sì, non mi fa attivare. Ciao, Melania, sciutati, svegliati. Allora, su Instagram non mi fa caricare, le sto caricare le storie che voglio io, nel senso, metto due o tre video di quello che vi sto aggiornando, di cosa mi accade durante la giornata, di ciò che mi accade durante la giornata, e nulla, non riesco ancora a capacitarmi perché ogni tanto fa queste storie Instagram, ma vabbè, niente, e nulla. Se mi sentite senza il microfonino, che ovviamente ha perso un pezzo, perché non so se voi ve ne siete accorti, vedete qua, questo prima aveva una spugnetta, non ce l'ha più, non so dove sia andata a finire, l'ho persa. Mi sa che mi tocca prendere un altro microfonino perché questo qui, sì, l'ha persa, vabbè, no comment. Se non è che ce n'ho una di scorta, c'è da prendere cinesi, vediamo, boh. A poco costo e nulla, così è quanto. Bene, voi cosa mi raccontate? Bello, non ve l'ho ancora chiesto. Cosa mi raccontate a 3 minuti e, anzi no, a 4 minuti e 2 secondi? E niente, io ho la giornata che all'inizio stava diventando bella e adesso sta diventando un pieno e allucinante schifo. Aspettate un secondo, che per voi sarà un minuto. Infatti, era come vi dicevo io, era bella e adesso è diventata veramente uno schifo totale. Non è bellissima. Ho sentito dire dalle Martinez che anche da loro, ovvero come in tutta Italia, non è bella la giornata lo stesso. Si stanno un po' facendo, vabbè. Vabbè, la giornata non è dei migliori in tutta Italia, ma no comment. Perché purtroppo non vogliamo, anzi, bene o male, noi vogliamo le giornate belle, però di tanto in tanto arrivano le giornate di
Vabbè, ci siamo capiti. Di M, perché c'è la fine di merda, non è che li trasformiamo noi. Purtroppo a volte il tempo è quello che è, e ce la dobbiamo prendere per quello che è, cioè con la nuvoletta che piove. Adesso sto dicendo delle castronerie, però poi sembreranno cose futili, ma in realtà poi accadono cose che non ci piacciono, cioè. Non sto qua a dilungarmi troppo, perché poi rischio di diventare noiosa, antipatica e stupida. Quindi non mi sto a dilungare di come si trasforma il tempo quando fa disastri che non dovrebbero accadere. Quindi no comment, non voglio fare, come si suol dire, l'uccello del malaugurio, ma è così. E io vi auguro, mettendo le corna, tra virgolette, e incrociando le dita, mi auguro che in tutta Italia stiamo tutti bene, anche se con questo periodo storico no comment, ma che il tempo, almeno il tempo, faccia il bravino, il bravo, diciamo, perché no, 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 così non si può. Già, no, io non rido perché non ce la faccio a ridere, ragazze. Voi direte, perché non tiro un sorriso? Io il sorriso lo ce l'ho, ma quando si tratta del tempo anomalo e brutto e allucinante, io evito di uscire di casa, come in questo caso, che ogni tanto sento un tuono o non so cosa, quindi no comment. No, adesso non sta facendo nessun tuono, nulla, però ho l'impressione che si stia preparando brutto tempo. Non voglio fare scongiuri, ma è così. Allora, scusate la lunga assenza qui per un bel po' di tempo, ma mi era necessaria. Sono le 10:32. E nulla, tipo voi direte, beh, con questo che ci frega se sono 10:62, sì, lo so, avete ragione, non ve ne può fregare però ho voluto dire perché sono mancata quasi più di un'ora, mezz'ora, non lo so neanche io, forse per voi può sembrare un troppo, un tantino troppo, però era necessario perché dovevo vedere cosa stava succedendo fuori dalla mia stanza. E niente, eccomi qua. Per fortuna sono tornata. E niente, ragazze. Adesso io tra poco butto questi prodotti che ho qua dentro, questa scatolaccia, questa gustaccia. No, gustaccia no, però dentro ci sono un sacco di prodotti che mi sono piaciuti e che non mi sono piaciuti, però il resto mi è piaciuto, quindi va più che bene. Adesso li infilo qua sotto, poi come finisco il video, ovviamente li pongo nel bustone dell'immondizia, separatamente sede, comunque si dice, no? Separatamente sede, in separata sede, ovvero nella indifferenziata carta della carta, no, aspettate, no, plastica della plastica e plastica, perché è tutta plastica quella che ho. Non ce n'è altra discussione, così è tutta plastica quella che ho raccumulato dentro quella busta, quel bustone lì. Che tra l'altro era un bustone della Macquillaia, vero? Sì, Macquillaia, che adesso si chiama, non mi ricordo come si chiama. Boh, vabbè, è un sito spagnolo di beauty, di bellezza. Make up, e vabbè, comunque sia, è così. E niente, cosa ho visto ieri di bello? Ho visto, se non erro, fatemi pensare, perché non mi ricordo se ho visto Quarta Repubblica, no. Cos'è che era? Dritto e rovescio? Non so se era Dritto e rovescio o come si chiama? No, non sto dicendo che sono confusa per niente. Sto pensando a cosa ho visto ieri sera per raccontarvi un po' di notiziari, anche se voi, ripeto, non me ne frega una. Non voglio dire parolacce perché poi rovinano il video, ovvero me lo. Come si dice? Non mi viene in mente.
Mi sabotano il video, non so come. Vabbè, comunque mi bannano il video, per non dire troppe fesserie che non c'entrano una mazza con YouTube, però è così, la sostanza è quella, non si sfugge da lì. Quindi, provo a dirvi, io non so se ho visto Dritto Rovescio o Che diamine era. Comunque, sempre un talk show come lo chiama Guido D'Ambrosio. E sì, è vero, voi direte, ma come, non ti piacciono i talk show però ti guardi? In un certo senso non mi dispiacciono i talk show, è come guardare Grande Fratello. Voi dite, no, io Grande Fratello, uomini e donne, non lo guardo perché non mi piace. Ma tutto sommato un po' ti piace, quindi lo guardi. Non dire che non lo guardi perché lo guardi, è un po' te gusta, scusa. È come dire, io non guardo quello, poi dite le bugie perché ve lo guardate tutto sommato. È vero, è brutto non essere, dire di non essere sinceri quando invece in realtà non lo siete sinceri. Perché è vero, adesso non voglio prendere per bugiardi che voi non guardate quando voi magari non lo guardate davvero, però boh, non so neanche io cosa pensare. Perché c'è gente che dice no, io non guardo questo, non guardo quell'altro, poi sotto sotto vi becco che ve lo state guardando. Perché su Facebook e su Instagram non so quanta gente si sta guardando o Uomini e Donne o Grande Fratello, quella è porcilatela. Oppure che ne so, come si chiamano? Quei talk show tipo Dritto Rovescio, Quarto Grado e chi la la. E chi ne ha più ne mette. E nulla. Invece quest'anno, anzi, prima che arrivasse l'anno che verrà, ovvero il 2022, mi stavo guardando l'anno che verrà, appunto. Mi stavo guardando su Rai 1, cos'era? Sanremo? Sì, Sanremo 2021. Era chiamato prima di arrivare appunto 2022, l'anno che verrà di Sanremo. Quest'anno mi pare che vi sarà l'Ariston, il palco dell'Ariston. Sì, esatto. Il palco dell'Ariston, per esempio, mi sta piacendo un botto. Anzi, mi piaceva già da quegli anni che, come si vuol dire, che come si può dire, facessero? Vabbè, comunque. Penso di essermi spiegata a modo mio più che altro, a parole mie. Quegli anni che facessero, non so se si dice. Comunque, quando facevano quelle musiche lì, tipo del Top the Pops. Aspetta, allora c'era Valeria Scanu, quegli anni nel 2010, 2009, o mi sbaglio io, correggetemi se sbaglio, Valeria Scanu. I Sonora, nella categoria giovani io parlo, nella categoria degli altri personaggi, non lo so, degli altri cantanti. I Tenori, Il Volo, poi che altro vi stavano? Vabbè, non mi ricordo altri cantanti che vi erano. Vabbè, negli anni passati c'erano Giorgia, Laura Pausini. E altro non mi ricordo, poi era Ramazzotti? No, negli anni che io ero proprio piccina, 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 proprio piccola, bambina, proprio bambina ero. Sto parlando degli anni 80 agli anni 90, agli anni più su, andando più su, dagli anni 80 agli anni 90 verso gli anni 2000. Allora, negli anni 80 vi era, non parlo solo di Sanremo, come si chiama? 80-90, ma parlo dell'Ariston anche, dell'Ariston, per tanti cantanti, adesso mi ricordo tutti bene, non mi ho segnato niente ragazzi, perché vado così a ruota libera come mi esce, mi esce. Se mi state chiedendo, non farai tagli, vero? No, tagli non ne faccio perché ragazzi, sapete, mi piace essere trasparente e limpida come l'acqua, posso dire. Se faccio tagli non si capisce una mazza, già lo so, quindi non faccio tagli. Se dico qualche fesseria forse la taglio, vediamo come mi esce. Comunque, vi stavo dicendo che nell'Ariston c'erano un sacco di cantanti e di conduttori e conduttrici, sì,
Da Sabrina Ferilli a Michelle Hunziker. Michelle Hunziker è spettacolare, ragazze. Ha condotto bene. Mentre la Clerici. Ho un po' un ripensamento per la Clerici. Non la voglio criticare, non la conosco bene. Però, vabbè. Come si suol dire, come dice qualcuno, no comment. Quindi, vabbè, lasciamo perdere. No, la Clerici ha presentato bene. Non si può dire male, però per quanto riguarda Sanremo, quando ha vinto Valerio Scano, si salvi chi può, perché ha detto, ah, ha vinto Valerio Scano. Cioè, ma allora salutalo però, anche se non ti è garbato tanto, diciamo, salutalo, dile buonasera. Invece no, no, ah, ha vinto Valerio Scano. Ma si può essere così? Vabbè. Non è modo di comportarsi, non è modo, dai, raga, io. Per i tenori ha fatto tanto clamore, cioè nel senso ha detto tante cose belle. Per Valerio, chi se ne frega? Ma perché? Perché? Che t'ha fatto? Non ti sta simpatico, ma allora fa finta che ti sta simpatico. Non fare stupidate dicendo, ah, ha vinto, boh, io non ho capito il perché. Oh, vabbè. E niente, ragazze. Invece Michelle Hunziker, a partire dagli altri conduttori, mi sono piaciuti un beh, tantissimo. Un beh, scusate, mi viene a parlare in gallurese, ragazze. Che vedo di so sarda, sono mezza sarda tra un miscuglio di origini. Mi viene a parlare anche in gallurese. Perdonatemi, non me ne vogliate, ma sono così. Quindi vi stavo dicendo, sì, Michelle Hunziker negli anni passati era molto brava ed è molto brava tuttora con Together Now. Together Now mi è piaciuto molto. Non so se continuerà, ma mi sa che era l'ultima puntata di Together Now. Molto bella, molto brava e anche tanto professionale. Brava Michelle, mi sei piaciuta. Mentre, come dire. Altri cantanti che mi sono piaciuti molto, i Maneskin, wow, top. Devo dire la verità, no? Adesso non mi linciate perché dico che i Maneskin mi piacciono, ma li trovo un po'. Un minuto di silenzio. Avete capito, vero? No. Un po' inquietanti. Mi piacciono, ma sotto il profilo di hanno un profilo un po' inquietante. Voi direte, cosa? In che senso inquietante? Cioè, i Måneskin secondo me hanno qualcosa di un po' di raffigura strana, come per dire, sì, quella canzone è fatta un po' bella, ma non saprei, c'è qualcosa che non mi torna. Siamo fuori di testa. No, vabbè, per l'amor di Dio, è bella quella canzone, è bellissima, ma boh. No, non li sto giudicando per il modo di vestire, però boh, c'è qualcosa che non mi. Non saprei. Vabbè, meglio che mi sto zitta, voi direte si fa meglio. Però sono un po' inquietante, un certo aspetto. Non saprei cosa dire, quindi sto zitta che è meglio. Mentre per quanto riguarda l'aspetto musicale, sono bravi, dai, mi piacciono, non è male. Non ho ascoltato tutte le loro canzoni, ci tengo a precisare, ma quella canzone prima che hanno fatto sentire a Sanremo mi è piaciuta tanto, molto bravi, sì, top, molto molto professionali. Invece. Per quanto riguarda i Sonora, top, mi stanno piacendo sempre di più. Io sono cresciuta sia con loro che con Zucchero, Cristina D'Avena, ma anche un pochettino da quando ero adolescente con Valeria Scanu, perché Valeria Scanu è top. Voi direte, sì, lo so, vi può stare antipatico, non dico altra cosa, ma il resto non mi dite che non fa una bella musica, perché Valeria Scanu è bravo quanto il volo. Valerio Scano è top, dai, non mi dite che
non ha una bella voce perché non è vero. A me piace, mi sta simpatico come cantante, ma non potete dire che si crede di essere chissà chi, perché non è vero. È bravo, ha il suo talento ed è da lodare perché è troppo bravo. È anche un ragazzo in gamba. Puoi dire tutto quello che vuoi, ma a me no. Ragazze, ognuno ha il proprio modo di esprimersi, di dire la propria, ma non potete dire che non ha talento, perché non è vero, è bravo. E a me piace come cantante, e sa fare il suo lavoro, ben fatto. Tutto lì. Tornando a Pausini, Pausini anche lei mi piace, è brava, piace anche a mia Cellini, ovvero mia Petta Family. E anche lei adora, scusate, adora Laura Pausini. A me Laura Pausini ci sono cresciuta sia dall'adolescenza che nella preadolescenza, nel senso tra l'adolescenza e anche adesso che non sono più adolescente, ovvero che ho 33 anni. Quindi top a Laura Pausini. Anche Laura Pausini è brava, sì. Giorgia lo stesso, Giorgia la cantante di Parlo Sono Giorgia. Giorgia è veramente molto brava, è la mia cantante preferita, nonché anche quella che ogni tanto mi viene da imitare, è inimitabile, però come si suol dire, mi piace cantare le sue canzoni perché è troppo carina, mi piace davvero tanto quanto Laura Pausini, anche Giorgia è wow, il top. Ha una voce neomelodica, se non mi sbaglio, se non erro, è tra, non so se dire lirico, non ne ho idea, perché a me la mia cantante di, non la mia cantante, cosa sto dicendo, la mia professoressa di canto, nonché maestra, non so come chiamare, sì, vabbè, per privacy non dico il nome e il cognome perché non posso e non mi interessa dirlo, però so che mi hanno detto che io quando canto ho una voce tra il lirico e il pop. Più o meno, siamo lì, non c'è da sfuggire, da lì non si sfugge. Io non credo di avere una voce lirica pop, però mi piace quando canto perché credo di avere una bella voce, non bellissima perché non mi sento all'altezza di scusate, di Giorgia o di Pausini o di chissà chi, però non è malaccio la mia voce quando canto. Forse l'ho fatta sentire in un vecchio video di quando avevo l'altro canale, forse qualcuno l'ha sentita, non ne ho idea. Alto là, perché non lo so se qualcuno l'ha sentita, se si ricorda che ho cantato qualche volta un pezzo di strofa di canzone di chi? Di Cesare Cremonini. Non è male la mia voce, però va un po' migliorata, come tutte le cose del resto, si migliora solo se uno mette l'impegno a cercare di coltivare il proprio talento, come si suol dire, la propria voce, come si suol dire, le corde vocali. Se uno non le allena, di giorno in giorno, anno in anno, peggiorano. Se uno invece le allena, allora fanno ok. Io sono una di quelle che non le ha allenate tanto e sempre. Però io tanto mi metto a cantare. Se sentite sta voce un po' rauca e mezza, sembra che c'è una voce strana, era graffiante, è perché sono stata 2, 3, 4 giorni, se non so, non riesco a decifrare quante volte e giorni abbia cantato, come a squarciagola, come fossi una piena adolescente. Sì, è per questo, perché ho cantato. Vabbè. Non ho cantato a squarciagola, ma quasi, perché io ho la tendenza a cantare a voce alta e anziché abbassare la voce io alzo, quindi vabbè, dipende dalla canzone che io tendo ad alzare la voce. E tenendo presente che quando c'è da fare un tono basso io invece l'alzo, dovrei abbassarlo perché molte ci sono i toni bassi e i toni alti. Io non riesco ad avere il tono basso. Ho più la capacità di un tono più alto. Non so perché. Boh, non
Non ne ho idea del motivo, boh. Forse perché riesco a risalire in alto con una tona, come si dice? Una tona, vabbè, non so come spiegarmi. Una nota più alta, ecco, non mi veniva il termine, una nota più alta di quella più bassa. Dovrei studiare per capire bene il tono più basso o quello più alto. Forse è quello che mi migliorerà lo stato della situazione attuale che io ho. Esatto. Perché se no così non riesco proprio per niente. Invece, tornando a Sanremo, mi sta piacendo tutte le canzoni che hanno fatto dagli anni 80 agli anni 90, agli anni 2000, tutte molto belle, mi piacciono. Non parlo solo dei conduttori che hanno presentato benissimo. E vabbè, il resto avete già capito di chi parlo, ma vabbè, che vogliamo farci? Non è tutto oro quello che luccica, come sempre, ma vabbè, mi riferisco a Antonella Clerici, poteva fare di meglio, ma lì non voglio obiettare troppo perché sennò poi mi linciate anche i fan di Antonella Clerici e vabbè. Però è così, potevo migliorare meglio nel comportamento che ha fatto con Valerio, ma vabbè, lì. Ognuno, è un'opinione soggettiva, personale mia. Voi non c'entrate niente, ognuno può pensarla come vuole, come crede, ognuno ha la propria opinione personale. Per quanto riguarda invece le canzoni di tutti i cantanti, mi sono piaciute tanto, solo una non mi è piaciuta. Adesso non mi ricordo quale, però non importa. E niente. Tornando a noi, credo che per quanto riguarda i programmi Rai che mi guardo tutte le sere, già lo sapete, oramai siete stra-informati. Su Instagram non credo. Però sì, allora, gli anni passati mi guardavo. Com'è che si chiamava? Al posto tuo. Ecco, non veniva in mente. Al posto tuo con Alda Deusanio. Mentre al posto tuo era con Alda Deusanio e un'altra. No, so. No, aspettate, sto sbagliando tutto. Solo Alda Deusanio. Poi c'era Top the Pops. Ve lo guardate che se lo ricorda Top the Pops. Io sì. Da morire. Vabbè, quello era un programma musicale. C'era Alvin all'epoca, il grande Alvin, simpatico e bravo. Sì, un bravo conduttore televisivo della grande musica italiana e anche internazionale e nazionale. Vabbè, ho detto la stessa cosa, comunque siamo lì, siamo lì. All'epoca c'era anche nei cantanti, tra i cantanti che andavano di moda e forse vanno ancora di moda, ma penso di sì. C'era Cesare Cremonini con Luna Pop e tutti gli altri. E Bagus, come si chiama? Bagus? Non è Vagus, Bagus? Sì, Bagus. Luna Pop, Bagus, e cos'altro? Anastasia, Shakira e vabbè, Laura Pausini, che però di caffa, Giorgia, di tanto in tanto. Veniva Top the Pops, che altro? Vabbè, chi altro c'era? Neck, grande Neck, e poi ce n'erano altri di cantanti che mi ricordo. Ah sì, Tiromancino, e oltre a Tiromancino chi vi era? Ah, Lorenzo Giovanotti, bravissimi. Lorenzo Giovanotti e tutti i cantanti che adoro finora. Zucchero Fornaciari, bravissima. Sì, Zucchero Fornaciari, perché anche con lui sono cresciuta io tantissimo, da quando ero piccola adesso. Lo ascolto tuttora, Zucchero Fornaciari. E chi più ne ha più ne mette? Perché ragazze, la musica è vita, c'è poco da fare. Se non c'è la musica, che mondo è senza la musica, ragazze?
Non si può stare senza la musica. La musica aiuta psicologicamente, diciamoci la verità. Eh sì, come la danza. Perché esiste la danza? Perché la danza aiuta a mettersi in forma, a stare in forma, però anche con lo sport, se non ci abbiamo lo sport, ragazze, come si sta? Male. Perché uno prima di tutto ci vuole, come si vuol dire, e questo lo ritorno a dire, alimentazione sana. Un bel po' di movimento, bere tanta acqua, che ve lo dico a fare, però anche io sono pigra a bere acqua, ma di tanto in tanto mi sforzo. Come dico sempre, quando non voglio bere acqua, cosa faccio? Prendo gli infusi e faccio gli infusi, o un tè, una camomilla, quel che è, però infusi o camomilla, quello che è, basta che bevo acqua, a tutto andare, a go go, come si suol dire, a go go. Poi, cos'altro faccio? Vabbè, camminare cammino, faccio tante passeggiate, oggi no perché tanto non sta diluviando, ma poco ci manca perché la giornata non promette bene, già lo so, ogni tanto arrivano verso casa mia dei corvacci della malora. Sembro Renato Pozzetto come parlo, corvacci della malora. Già. E niente, questo è quanto. Quindi sì, ragazze, tutte le cose che vi ho visto, che vi sto raccontando finora sono tutte cose reali, perché così. Mi guardavo streghe, ecco, non ve l'ho detto, oltre ai personaggi che mi guardavo io, streghe, Smallville, non so se vi ricordate di Smallville, Clark Kent. Chi è della mia età? Perché non so di che anno voi siate, io sono dell'88. E ho 33 anni e praticamente io mi guardavo all'epoca di 2004-2003, non mi ricordo, non ero in questa casa, ero in un'altra e non vi sto a raccontare quella storia perché tanto credo che la sappiate tutti. Semmai la rifaccio un giorno da capo la storia di perché mi sono. Perché prima ero in un'altra casa, perché mi ero trasferita in una casa, ma non credo, non può interessare a nessuno. Casomai me la faccio, se no no. E dicevo, praticamente, che io mi guardavo dal 2003-2004 streghe, se non erro, non mi ricordo che anno fu fatto la serie telenovela o la fiction, come la Dio si voglia chiamare, streghe. Era un telefilm, pare. Sì, telefilm se non erro. Streghe, Smallville, California, che sarebbe DOC, DO.C. Quella la guardavo quando andavo a scuola. Che erano le medie, se non erro, superiori. Non ricordo bene, mi pare di sì. Poi c'era, oltre a quello, verso gli anni sempre 2000. 8-2009, non mi ricordo bene, fatevi due calcoli perché non mi ricordo. C'era Cesaroni, i Cesaroni fino agli anni della mia scuola superiore mi riguardavo un pochettino, ma poi fino a nanna, perché fino a una certa ora potevo stare a guardarmi i Cesaroni, ma dopo un po' filarmela a nanna, quindi era una bella epoca quando andavo a scuola, non sempre perché era una rottura di balls andare a scuola, ma però mi piaceva perché mi potevo truccare, anche lì mi piaceva il mondo del beauty. Allora, diciamo che il mondo del beauty l'ho conosciuto a 13-14 anni, se non erro, sì. Infatti, prima o poi vi farò un dream life, cosa vuol dire? La storia della mia vita, ve la voglio rifare da capo. Perché non credo che tutti abbiate più o meno un riassunto dei ricordi passati e nuovi di come ho cominciato a conoscere sia il make-up che il mondo della musica, ma anche tutte le mie passioni che sono entrati a far parte della mia vita, come la musica, lo sport. Ah, perché ho fatto anche majorette, non solo, ho fatto le majorette, pallavolo, poco pallavolo, tennis, anche il tennis, ciaone proprio. Voi direte perché ciaone?
un po' l'ho fatto. C'è stato un periodo che feci pure tennis, ma poi l'ho mollato perché ero negata, anche lì non mi sono trovata bene perché, per carità, non sto lì a dilungarmi troppo. Poi ho fatto pallavolo, mi è piaciuto, ma poi ho mollato per via del ginocchio, che voi sapete bene perché, che ve l'ho già detto anche in un altro video a parte. Se volete vi linko, se trovo da qualche parte il video, ve lo linko qui nelle schede di informazione. Se lo trovo, se no ve lo cercate, non ne ho idea. E poi cos'altro c'era? Sì, pallavolo, tennis, majorette, danza. Ho fatto danza, ma lì ero bambina ancora. Ero molto piccola, poi piccola. Avrò avuto un 10-11 anni, manco mi ricordo, 8, forse 8 anni o 9. Comunque, più di lì. E ho fatto danza, poi majorette, vabbè, le majorette, per carità. No comment, mi sono piaciute, ma è stato solo un periodo perché dovevo andare al palazzetto dello sport a fare delle, come dire, delle, una specie di spettacolino. Sapete come sono le maggiorette, è inutile che vi faccio dei dettagli, che vi indico dei dettagli. Salire fino al palazzetto dello sport, ta 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 ta. E poi fare delle piccoli balletti, dei balletti senza far cadere neanche un minimo secondo il bastone della majorette. Diciamo che non me la sono cavata male per niente, anzi, mi è andata piuttosto, come si può dire, di, ecco, avete capito bene, di fortuna, per non dire di altro. Perché non mi è caduto manco per un attimo il bastone delle macerie. Mi stava cadendo e l'ho acchiappato di. Avete proprio capito bene, sì, di fortuna. Stavo per dire una parolaccia, ma mi sono trattenuto perché su YouTube già ce ne sono troppe che dicono parolacce ambigue, strane. Io almeno cerco di trattenermi quando posso, perché non sempre riesco, ma. In questi giorni sto cercando più o meno di mantenere le promesse, non che solo a voi, ma più che altro per me, di non dire parolacce su YouTube, perché so che poi YouTube mi banna i video che faccio. Ecco, cioè. E niente, ragazze. Tutto il resto volevo dire semplicemente una cosa. Io adoro, a parte questo video che dice che sta diventando stralungo, il romanaccio, perché la lingua, il dialetto romanaccio è troppo simpatico, mi fa ridere da morire, come anche la lingua gallurese. Quando ero piccola, il dialetto gallurese, lingua più che altro dialetto, mi faceva ridere. Infatti, quando andavo a casa delle signore un po' vecchiette, con tanto di rispetto, mi veniva da ridere per come parlavano il dialetto gallurese, troppo simpatiche. Sì. Prima di stare ai social andavo sempre a casa delle signore per chiacchierare, prendere un caffè, un tè, e parlavamo un po' del più e del meno. Facevo anche 3-4 chiacchiere col caffè e il tè, 4 biscottini, e chiacchieravamo di tante cose, così, per farci 4 risate, scherzare, così via. Sì, proprio parlare di pettegolezzi, queste cose qui. Quando parlavano dialetto calabrese, io mi scompisciavo dalle risate. Era una cosa che non finiva più. Mamma mia, ma ridevo veramente di gusto, ragazze. Altro che i social, mi veniva troppo da ridere, ragazze. Ero troppo felice. E vabbè, anche adesso ogni tanto, come nonna, mi viene da ridere per quanto riguarda il dialetto gallese, perché è troppo simpatica, come racconta storie e fatti della Gallura. Già. Perché le storie, che canta storie, i poeti galluresi sono veramente una cosa unica, sorprendente, fanno troppo simpatia. Oltre che mia nonna viene da una, come si può dire, famiglia di poeti, più o meno, non voglio dire balle, ma secondo me è così, perché. In Gallura siamo più o meno come in tutto il resto dell'Italia, penso che siamo pieni di poeti, sì. Di poeti gallurisi. È così. E niente, questo è quanto.
Quindi io mi diverto alla fine a parlare in gallurese. Quindi scusate, mi sento tanto a parlare in gallurese, dire pezzi di frase in gallura, ma ci sta. Come penso che voi, se siete, come siete nel resto d'Italia, a Roma, o se siete, che ne so, a Milano o dovunque voi siate, vi viene a parlare il vostro dialetto, credo che sia più che normale, normalissimo. Così io, quindi scusatemi se ogni tanto mi viene da parlare in dialetto o magari mi scappa in inglese americano, non me ne vogliate, ma è così. E niente, ragazzi, questo era tutto. Io adesso vi saluto, vi ringrazio. Se vi è piaciuto questo video un po' abbastanza lungo, perdonatemi, ma mi è piaciuto così. E nulla, io vi ringrazio, mi congedo da questo video, ve ne faccio un altro dopo di questo, sempre se mi riesce. Non voglio fare nessun taglio perché penso che vi sia piaciuto abbastanza questo video, almeno mi auguro io. Faccio gli scongiuri che mi prego, di piacervi questo video, se non è così, pazienza, non ci posso fare niente. Like o dislike, come volete voi. E niente, un bacio. Commentate, fatemi sapere cosa avevate voi in mente per altri video chicchirici come questo, tipo tra gli anni 80, a cavallo degli anni 80, 90, 2000, e non solo, che musica vi piaceva, cosa facevate di sport, quali erano i vostri hobby preferiti prima di esserci i cosiddetti social che vi circondano oggi, anzi che ci circondano oggi, e soprattutto quali sono le vostre, dove andate di solito, vabbè, dove andate, che fate di solito quando siete tristi o felici, l'uno o l'altro. Ciao, attivate la campanella se vi iscrivete e che ne so. Ciao, buona vita a tutte e a dopo, se ci riescono lo so, ciao.